me è veramente un onore, lo dico, perché da sindaco è la prima volta che mi rapporto con un gesto di un cittadino. Non magari non siamo abituati alle forze dell'ordine che fanno spesso delle cose straordinarie e che non smetteremo mai di ringraziare per il loro lavoro, ma di fronte a un gesto così di cittadino del comune credo che fosse giusto che desse il giusto risalto e in qualche modo un ricordo che potesse rimanere impresso nella memoria di sua, questo credo che rimarrà a vita a prescindere da tutto, ma insomma nella memoria collettiva, nella memoria della città di Terni, della nostra comunità che in questo momento ho la fortuna, devo dire, di rappresentare, ma che sarà poi in futuro rappresentata da altre persone, ma che dovranno sempre tenere presente tutta quella che è la storia, che è fatta anche dei gesti, fatta dai gesti di ogni singolo cittadino ternano che giorno dopo giorno costruisce il proprio futuro e il futuro della comunità di cui fa parte. Qualche cosa di particolarmente forte che ci ha dato, sai, è successo anche in un momento in cui si riapriva tutto, quindi speranza. Grazie Loredana, veramente, perché è il termine giusto, ci ha dato speranza in ciascuno di noi, speranza in Terni, speranza veramente in una città, speranza nei destini della città che ha sempre, bisogna che ce lo ricordiamo sempre tutti, è una città straordinaria, Terni, io lo dico sempre, è fatta di persone straordinarie, è fatta di una storia straordinaria che viene costruita giorno dopo giorno da ogni singolo cittadino che è riuscito col proprio lavoro, col proprio impegno, col proprio sacrificio a scrivere veramente delle pagine importantissime che hanno fatto di Terni, secondo me, una delle città più importanti d'Italia. Quindi, e questo gesto deve rimanere nella storia della città. Io lo dico con estrema franchezza, ma soprattutto soddisfazione. Quindi ho fatto una piccola pergamena al ricordo, ovviamente, che adesso leggo in senso chiaro, non ci vedo più, a Giacomo Vitaloni, il riconoscimento della città di Terni per il coraggio, l'altruismo ed il senso civico dimostrati intervenendo con tempestività per salvare a proprio rischio una giovane vita nelle acque del lago di Medici. Terni, 24 maggio 2021. Grazie. Un piccolo ricordo che il nostro team, che è il simbolo nostro. Sono contento di averti visto, di averti conosciuto, soprattutto di aver visto che stai bene. Quindi in bocca al lupo per la città.